Buongiorno ragazzi. È un po' di tempo che non apro pacchi e me ne sono arrivati parecchi. Venite vicini. Guarda che luce bella che c'è stamattina. Forse non tanto bella. Allora raga, spero che sia tutto quanto super. Io sto facendo migliaia di cose. Sono sempre in giro. Sono uscite le Nirvana, quindi sono stato dietro a tutti quanti i messaggi. Migliaia di cose. Ah, e vi voglio ovviamente ringraziare per tutte le persone che l'hanno acquistato. Tra l'altro, piccolo aneddoto che fa abbastanza ridere, doveva arrivare l'ultimo carico contenente 6.000 mazzi, di cui molti ovviamente già acquistati. Infatti ne restano veramente pochi. Ed è stata bloccata la nave per contenuto radioattivo. Ovviamente le Nirvana non sono radioattive, però comunque, però ovviamente l'unica nave con il carico nostro, ovviamente c'è qualcosa che non va. In ogni caso le carte sono arrivate e verranno ovviamente spedite in pochissimo tempo per tutte le persone che l'hanno acquistate una o due settimane fa e non l'hanno ancora ricevute, e quelle persone riceveranno anche un regalo da parte di AssoK per il disagio. Poi sto lavorando a tantissime altre cose, tra cui una serie nuovissima, un'altra serie che avevo già in programma da tempo, lo spettacolo a teatro, sto studiando tante cose, poi sto frequentando un master all'università, quindi tante cose. Detto questo, vi faccio vedere i pacchi che mi sono arrivati. Innanzitutto mi è arrivato questo rompicapo qua, Constantine Puzzle. Riesce a posizionare i due righelli che così sono perfetti nella griglia. Questo magari lo farò su sul video. Il rompicapo di Euclide, che l'ha già portato Hyde, quindi non lo farò. E poi mi avete regalato anche un set di rompicapi di metallo. No raga, quanti sono? Oh, che belli! Triangolini. Lo scopo è quello di togliere i triangoli, ovviamente, no? Haha! Ce l'ho fatta! Poi mi è arrivato questo. Che bella! Stampa magliette Ravenna. Wow, strafiga, grazie mille. Non mettere in asciugatrice. Tranquilli, non ce l'ho. C'è anche la lettera con le istruzioni. Ciao Jack, ti anticipavo via mail, Mimmo, 32 anni, sono titolare di stampamaglie.it. No, non ci credo. Allora, questa è la maglietta, ma se tu la pieghi esattamente qui si forma un 3 di picche, vedete? 3 e picche. E qui c'è scritto: la tua carta è la donna di cuori. Bellissimo. Mi rimetto la felpa perché fa freddo. Secondo pacco. Vabbè, rompicapi, tanti rompicapi da parte di Puzzle Master. Grazie mille. Questi li ho doppi, quindi se lasciate un commento qua sotto li regalo a due di voi. E lasciate anche un like, non si sa mai. Il vincitore lo dico su Telegram. Qua abbiamo anche dei pacchi belli grandi. AssoK, ogni volta che vado ai raduni di AssoK torno a casa con una valanga di regali. Allora, fragile. Oddio, cos'è? Che carino, è un asso di picche stampato su carta volante. Brian, un ragazzo, mi ha regalato un tappetino che fa lui. Grazie mille Brian, veramente fighi sti tappetini. Fatto veramente da Dio sto tappetino. Scorrono benissimo, è molto grosso, come potete vedere, quindi anche portatile. Proprio bello, bello, bello. Grazie mille Brian. Poi abbiamo... No, questo è spettacolo, raga. Ma che bello è, fatto con legno, intagliato, l'asso delle Nirvana. Bellissimo veramente. Prima cosa che grazie a te mi sono avvicinato al mondo della magia. Solleva. Sì. Ah, busta locusta. Raga, voi state male. No, che bello. Mi avete disegnato un occhio. Ah, grazie mille. Al miglior mago di tutti, grazie mille. Ciao Jack, tu mi hai insegnato un'arte stupenda. Grazie mille Greta. Grazie per avermi fatto imparare queste due parole, busta e manettone. Come se non le conoscessi. Beh, in realtà manettone non puoi conoscerla. Mi sono appassionato alla magia, le Nirvana sono una bomba veramente fighe. Grazie mille, una sola parola, grazie, grazie a te. Mi avete fatto anche, che bello. Guarda, con tutti quanti i mazzi. Poi abbiamo un'altra busta, no, che figo. Matteo, hai fatto un capolavoro. Grazie mille Matteo, che figo. Abbiamo questo collage, grazie mille. Grazie mille anche per questo. Un asso delle Nirvana. Questo è incredibile. Grazie mille Angelo, spettacolare. Grazie mille anche a Samuele. Sembra che ho mangiato latte scaduto, ma comunque è molto figo. Grazie di cuore anche a Matteo, che ha disegnato tutti gli assi. Bellissimo questo, guardate che bello. Grazie mille Ambra. E poi abbiamo un capolavoro, ma guarda che roba. No raga, è stupendo, sia questo che questo. Grazie mille Matteo. Aspetta che ti scrivo una lettera per dirti che io e Christian siamo tutti grandissimi fan. Ciao Joele e ciao Christian. Grazie mille. Poi abbiamo un collage con la mia foto, con dentro altre mille mie foto.
Figo. Poi abbiamo una busta. No, hai fatto la foto dello screen di quando ho aperto il tuo regalo. Grazie mille, mi hai anche regalato un mazzo di Holland, carte dei mulini a vento. Grazie. Poi abbiamo un... oh, che bello! È un portacarte fatto di gomma piuma. E anche altri due porta, tra virgolette, carte, uno bianco e uno grigio. Grazie mille! Grazie Christian e Joele. Che bello questo! È un portacose. E dentro c'è... aiuto! No, un fiorellino di lotino. Quarzo, grazie mille. Un po' appiccicoso, ma grazie. Ma la cosa più bella è questo astuccino, guarda che bello. Poi abbiamo un pacco della Mondadori. No. Guarda che bella. Ho Jonah e Tommy. Jonah e Tommy, credo. Poi c'è anche questo. Wow, una pietra super bella. E poi concludiamo con da Asso K. Cosa mi hai mandato, Fabri? No, mi ha mandato le nuove Orbit. Grazie mille, queste le faccio vedere nei preferiti. Grazie Guglielmo per avermi sparpagliato il pacco di mini rompicapi. Cos'è sta roba? Riffle Shuffle. Io non ho ordinato niente. Sono le nuove carte, che belle però. Caspita, dei Goofy. Animal Series Watcher, uno di 30.000. Uno di 30.000, no di 3.000. Bello anche l'adesivo. Ne apro uno e vedo come sono. Le Watcher. Beh, la scatolina non sembra male. Aha. Così. Questo è il dorso. Molto figo. Vediamo se faccio il ventaglio. Si vedono tutti. Ah, figata. Qualità buona. Molto buona. Colori delle facce sono questi. Che dorso strano. Guardate che strani gli assi. E le figure. La donna. Molto fighe. Qualità molto buona. Grazie mille Riffle Shuffle per avermele regalate. Non capirete una parola di quello che ho detto, ma grazie. E poi mancano ancora due pacchi, di cui uno bello grande. Questo che c'è una roba per lo spettacolo, quindi la apro ma non vi faccio vedere cosa c'è dentro. Poi abbiamo questo pacco qua che arriva dalla Cina. E l'ho ordinato tipo 4 mesi fa. Mi è arrivato ora e non so neanche se è quello. No, non è quello. Ma come può essere? Ma mi è arrivata un'altra roba. Io avevo ordinato un'altra roba e mi sono arrivati dei sacchetti. Ma cosa me ne frega dei sacchetti? Oh, poi uno non deve arrabbiarsi, vabbè. Ora è il pacco più grande che mi è stato mandato da Lego. Madonna raga, è veramente enorme. Lego mi ha mandato questo set. Lego Hidden Side. Hai il coraggio di osare, ti sfidiamo a entrare nel mondo di Lego, bla 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 bla. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, Francesca. Francesca, sono sicuro che ce la farete anche senza il mio aiuto, ma comunque vi ringrazio. Guardate che bello, spettacolo. Cacchio, la scatola è proprio bella comunque. E anche questo set enorme. Raga, ma è gigante di Lego. Vabbè, vi ringrazio tantissimo. Bene, queste erano le robe che mi sono arrivate. Ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto regali, spedito cose, i disegni e tutti gli altri. Grazie veramente di cuore. Spero che questo video non l'abbiate visto. E noi ci vediamo al prossimo. Devo riordinare tutto. Butto un po' di lavanda, che ci sta sempre bene, non sbagli mai.